No, ti prego, non parlare di politica. Quante volte ho sentito questa frase? Raga, non si può non parlare di politica, anche quando parliamo di rapanelli da comprare da fruttivendolo. In realtà stiamo parlando di politica, non è un argomento che si possa esiliare dalle nostre vite e l'arte, in particolar modo, è sempre politica. Buongiorno, ciao da Francesca, come stai? Spero bene. Oggi in realtà il video parla di un libro, però mi interessava non fare una semplice recensione, ma trarre uno spunto da questo libro per discutere della tematica un po' più ampiamente. Il libro di cui parliamo non è un instant book, ma è un classico della letteratura del Novecento, e un classico che in realtà non è così famoso, ma sta godendo in questi anni di un rinnovato successo, forse proprio per il suo valore, diciamo, di veggenza nei confronti di molti aspetti della nostra vita attuale. Il libro in questione è Il mondo nuovo di Huxley. Dunque, Il mondo nuovo di Huxley, se vi sarà mai capitato di sentirlo nominare, è facile che l'avrete sentito nominare in paragone di un romanzo ancora più celebre di carattere distopico, che è 1984 di George Orwell. Perché i due romanzi vengono spesso messi a paragone? Perché sono entrambe distopie, in cui viene, nella distopia, il tema sarebbe un contesto più o meno fantascientifico in cui si ipotizza l'esistenza di un regime politico, e veniamo al discorso della politica, un regime politico dal nostro punto di vista distopico, ovvero un regime politico che ha un suo funzionamento, ma che ai nostri occhi di contemporanei appare disumano, appare non auspicabile. Il termine di confronto principale tra i due romanzi è che se in 1984 di George Orwell, il regime imponeva la sua volontà sul popolo attraverso il dolore, la paura, l'intimidazione, nel mondo nuovo di Huxley, il regime impone, ma neanche troppo, la sua volontà attraverso non il dolore, ma il piacere. La popolazione del mondo nuovo di Huxley, infatti, è una popolazione che è estremamente soddisfatta, estremamente appagata nei suoi bisogni. E voi direte, perché allora parliamo di una distopia? Perché in realtà è un concetto filosofico. Penso che alcune persone potrebbero addirittura essere d'accordo con una distopia come quella di Huxley, perché è un contesto in cui tutte le persone possono soddisfare i loro bisogni primari. Sono sempre occupate, sono sempre distratte, sono sempre qualsiasi necessità abbiano viene subito appagata. Per far sì che questo avvenga, però, bisogna manipolare il libero arbitrio. Nel universo di Huxley, gli esseri umani sono già programmati per volere ciò che il regime gli darà. Non volere niente di più. Quindi non ci sono insofferenze, non ci sono invidie. Ogni sentimento tipicamente umano di insoddisfazione viene subito represso perché tu sei già programmato per volere quello che avrai. Come mai 1984 è più famoso del mondo nuovo? Il discorso è meramente qualitativo, cioè il romanzo 1984 è artisticamente superiore al mondo nuovo. Nell'arte c'è sempre un discorso di cosa e di come. Il cosa è molto interessante sia in 1984 sia nel mondo nuovo. Il come, come questo cosa viene messo in atto dal punto di vista stilistico, il 1984 è superiore. Anche proprio dal punto di vista artistico, 1984 è molto bello, mentre il mondo nuovo risente un po' di una certa dose di anacronismo. In particolare, la seconda parte del mondo nuovo di Huxley non è così interessante come la prima. Nella prima veniamo proprio portati come lettori nella fabbrica di esseri umani.
Gli esseri umani sono biologicamente già creati per essere divisi in caste, il che significa che ci saranno tutta una serie di caste, di cui la più alta è l'alfa, e l'alfa conterrà gli individui con qualità superiori, quindi tutti alti, belli, attraenti, intelligenti, molto capaci, proprio per natura biologica, che quindi ricopriranno ruoli direttivi all'interno dello Stato, andando mano a mano a scalare fino alle ultime, le ultime ruote del carro, che saranno veri e propri schiavi. La differenza con la schiavitù nel nostro mondo è che questi esseri viventi destinati a essere schiavi sono già programmati per essere schiavi dal punto di vista genetico e biologico. È come il paradosso dell'animale, del maiale che vuole essere mangiato, no? Se la scienza creasse un maiale il cui massimo desiderio e aspirazione fosse quello di essere mangiato, a quel punto sarebbe sbagliato mangiarlo, sarebbe giusto. La stessa cosa in questo mondo nuovo vale per gli schiavi. Gli schiavi non vogliono niente di più che l'essere trattati da schiavi e fare il lavoro che fanno. Quindi ogni tipo di conflitto sociale nel mondo nuovo di Huxley è abbattuto. Le classi dominanti non vengono messe in discussione, hanno le caratteristiche innate per essere classe dominante. Qualsiasi tipo di malcontento che è tipico in Huxley solo della classe più alta, proprio perché hanno caratteristiche più simili a noi, quindi uno slancio maggiore al libero arbitrio, vengono subito sedate attraverso varie distrazioni, attraverso l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il mondo nuovo di Huxley è la quintessenza del sistema socialista, in cui viene abolita anche la proprietà privata, viene abolito la famiglia e il matrimonio. Tanto gli esseri umani nascono in laboratorio, quindi non c'è più bisogno di madri, di padri, non c'è più bisogno di parentela. L'amore stesso è abolito perché non serve, anzi è deleterio. L'amore porta a possessività ed egoismo, mentre nel mondo nuovo di Huxley tutti sono di tutti. Tutti possono andare con tutti, non c'è nessun tipo di possessività e gelosia, sia gli uomini sia le donne vanno a letto con tante persone secondo il loro gusto e loro inclinazione del momento, tanto sono tutti belli attraenti, gli alfa, quindi hanno solo l'imbarazzo della scelta, e poi invece gli schiavi stanno per conto loro, ma gli schiavi sono contenti della loro condizione e si accoppiano tra di loro con soddisfazione. Quindi qualsiasi tipo di conflitto dato da non avere qualcosa viene sedato. È interessante che il mondo nuovo stia avendo un successo rinnovato negli ultimi anni, proprio perché secondo me la società attuale in certi aspetti è molto più simile alla distopia del mondo nuovo rispetto a quella di 1984. Nel senso che ovviamente noi non coltiviamo le persone in laboratorio, però e non le indottriniamo tramite sostanze stupefacenti o ipnosi, però effettivamente la nostra società capitalistica attuale è molto fondata sul, diciamo, deviare l'attenzione del popolo su intrattenimento superfluo fino a se stesso. Molte delle ore del giorno vengono impiegate per occupazioni non essenziali, per svaghi. Ovviamente in noi questa cosa è presente a livello di scelta. Nel caso del mondo nuovo, era la natura degli esseri viventi di questo mondo quella di essere intrattenuti soltanto da passatempi effimeri, non interessarsi a nient'altro, né alla letteratura, né all'arte. Gli intrattenimenti erano tutti abbastanza piani, poco passionali. La passione veniva, come vi dicevo, repressa e venivano date appunto sostanze palliative per sperimentare le sensazioni passionali tutte in una volta e togliersele di torno, insomma. Quindi il mondo nuovo di Huxley è un mondo in cui tutti sono a un livello piano, senza picchi in basso né in alto, cioè per non avere picchi in basso rinunciano ai picchi in alto. È molto divertente, per esempio, che nel suo mondo a essere argomento disdicevole è la maternità. È quasi considerata una cosa disgustosa l'idea che una donna abbia un solo figlio a cui dedica tutte le sue cure e lo consideri speciale per ragioni
fini a se stesse, cioè nella loro mentalità è una cosa trasgressiva, come per noi possono essere certe pratiche sessuali che invece gli andavano benissimo, per esempio. Ma l'altro aspetto interessante del mondo nuovo di Huxley è la data in cui è stato scritto. Mentre 1984 è un libro figlio della Seconda Guerra Mondiale, è stato scritto nel 1948, le due cifre invertite rispetto al titolo, quindi dal 48 all'84. Mentre appunto è un libro che è figlio dei regimi totalitari che si sono succeduti e verificati nel periodo storico appena precedente. Nel caso del Mondo Nuovo, invece, parliamo di un libro che addirittura è di molto precedente a 1984. Il Mondo Nuovo di Huxley è del 1932, quindi siamo nel periodo a metà tra prima e seconda guerra mondiale. Ovviamente, il Mondo Nuovo parlava di un contesto che sobbolliva in quel momento, chiaro, però, insomma, era molto avanti come idea. Per un romanzo del 32, indubbiamente. Nel 1958, quindi a conflitto mondiale ampiamente concluso, Huxley scrive un saggio chiamato Ritorno al Mondo Nuovo. I due testi, sia il romanzo sia il saggio, sono spesso pubblicati in combo in Italia, però appunto non fatevi ingannare perché se il Mondo Nuovo è il romanzo, Ritorno al Mondo Nuovo è un saggio in cui Huxley riflette sulla fortuna critica e non del suo romanzo, tra l'altro con una certa lucidità critica perché lui stesso riconosce per esempio i difetti del romanzo, il fatto di non aver saputo assolutamente prevedere la minaccia della tecnologia atomica, il fatto di non aver una cosa che si riscontra nel libro quando dico che la seconda parte è più farraginosa è che l'unica altra realtà con cui il mondo nuovo viene messo a confronto nel libro è l'estremo opposto, cioè a un certo punto questa società viene vista attraverso gli occhi di un ragazzo che è vissuto da selvaggio, quindi come se fosse, non dico Tarzan, è comunque vissuto in una tribù, però proprio il buon selvaggio, cioè quello che invece ha una forte religiosità, crede molto nei rituali, crede nell'amore romantico, è cresciuto con la letteratura di Shakespeare come riferimento e quindi appunto viene messo in paragone questa distopia in realtà con un contesto che non è la normalità, ma è l'estremo opposto. Quindi in realtà lo dice lo stesso Huxley, in Ritorno al Mondo Nuovo, il paragone è un po' sbilanciato in un certo senso, perché non c'è un termine intermedio tra le due cose come paragone, cioè sono due estremi a cui non auspicare, perché tu mentre leggi il libro non consideri ideale né il mondo nuovo, ma neanche la tribù in cui è vissuto il personaggio, il semiprotagonista della storia. Tra l'altro, appunto, il titolo Il Mondo Nuovo è una citazione da Shakespeare, quando questo buon selvaggio si rapporta a questa società, ironicamente, cita un passaggio della Tempesta di Shakespeare in cui viene usata appunto la frase Brave New World, no? Questo straordinario mondo nuovo. Infatti in inglese il romanzo si chiama Brave New World e in italiano Il Mondo Nuovo. In realtà il saggio Ritorno al Mondo Nuovo ha degli spunti ancora più interessanti rispetto al romanzo stesso, perché ripercorre un po' tutta una serie di idee Huxley del suo romanzo per capire quanto di esso possa essere visto nel mondo della sua contemporaneità, ma soprattutto della storia appena trascorsa, quindi degli eventi immediatamente antecedenti alla Seconda Guerra Mondiale e poi di quello che è avvenuto durante la guerra. Riprende il fatto che nel suo romanzo i condizionamenti degli esseri umani avvenivano attraverso principalmente due strade, l'eugenetica, quella che oggi chiamiamo a tutti gli effetti eugenetica, quindi anche quello ti dà il polso di quanto questo romanzo sia avanti, perché già si pone delle problematiche di etica della manipolazione dei geni e della biologia, la creazione in vitro dell'essere umano perfetto. La seconda strategia di indottrinamento
che ho sfiorato velocemente prima è l'ipnosi. Nel romanzo di Huxley, i bambini creati in laboratorio vengono poi indottrinati fin dall'infanzia con quella che Huxley chiama l'ipnopedia, cioè un'ipnosi notturna. Vengono esposti a appunto cantilene notturne in cui gli viene insegnato ad apprezzare la società in cui vivono per quello che è, a dire io sono un essere umano. Epsilon, sono contento della mia condizione, non vorrei essere niente di diverso. E pur nell'esagerazione, pur nella anche difficoltà a credere che qualcosa come l'ipnopedia sia così efficace, Huxley sottolinea due spunti interessanti, ovvero il valore ipnotico che ha la ripetizione di un concetto e l'importanza che ha il fatto che questo concetto non sia un concetto intellettuale, ma sia un concetto emotivo. Anche nel romanzo lo dice Huxley, questa ipnopedia non la considera efficace per esempio, studiare, per apprendere nozioni. Lo studio notturno, comunque, per quanto possa essere efficace, avere una registrazione che ti ripeta le formule matematiche a sfinimento, in realtà non è così efficace, secondo lui, come l'ipnosi che passa attraverso gli stati emotivi. Sembra una cavolata, però a questo punto di ritorno al mondo nuovo, Huxley aggancia il discorso al lavoro del politico demagogo. Huxley aveva ben donde di parlare di demagogia, vista la storia da cui erano appena usciti. La metà del Novecento, la prima metà del Novecento, è stata, diciamo, l'epoca dei demagoghi. La demagogia è la perversione della democrazia, in parole povere. La democrazia prevede che il popolo abbia il potere, e il potere anche decisionale sulle proprie vite, abbia gli strumenti per capire come e cosa votare. La demagogia è quella perversione della democrazia in cui i politici cominciano ad assecondare i bisogni della gente, anziché dare alle persone gli strumenti per poter decidere, cominciano a far sì che la gente decida a partire dai propri bisogni di pancia, ai propri bisogni primari, non usando il cervello, ma usando quello che è la necessità immediata. La demagogia, banalmente, è votami così ti do dei soldi. È quasi un voto di scambio. È molto più complicata di così, però diciamo che il concetto base è quello, cioè non votarmi perché ho questo progetto per far migliorare la società, ma votami perché se tu mi voti io a te porto beneficio. Quindi, anche se il discorso sull'ipnosi notturna può sembrare eccessivo, in realtà i due strumenti della ripetizione e del parlare al sentimento, all'emotività delle persone, è fondamento della demagogia. Huxley lega questo discorso alle teorie di quello che è stato nel Novecento il teorico della demagogia, cioè un certo Adolf Hitler, che appunto, forse non tutti sanno che non ha solo messo in pratica la demagogia, ma ne è stato anche teorico, cioè ha proprio lasciato degli scritti in cui dava consigli e offriva strategie per applicarla, per far sì di plagiare le masse. È proprio un super cattivo. Quello che fa strano, che emerge leggendo appunto quello che Hitler ha lasciato scritto, il suo profondo disprezzo delle masse, cioè lui era molto bravo a manipolarle, e per manipolare le masse bisogna anche lasciare intendere di essere parte del loro gruppo, essere il capo del loro gruppo, di condividere le loro aspirazioni, i loro desideri e i loro sentimenti. Ma in realtà, quando Hitler ne parla proprio come se stesse parlando di esperimenti sulle bestie, cioè non mostra nessun tipo di rispetto o di affetto verso queste masse su cui vuole invece suscitare l'amore. E Hitler dava dei consigli molto semplici al demagogo, ovvero proprio quelli che Huxley aveva applicato nella sua romanzata Ipnosi notturna, cioè la ripetizione,
Le frasi del demagogo devono essere semplici, devono arrivare facilmente alla popolazione, devono essere subito comprensibili, brevi, facili da capire e devono essere ripetute, devono essere slogan, così da instillare un'idea che poi diventa una sorta di formula magica, per cui appunto una frase breve, subito comprensibile e ripetuta a sfinimento e che parli alla pancia delle persone, ai loro istinti più semplici. Deve essere un percorso molto breve, in un certo senso, arrivare dalla parola al sentimento senza strade troppo tortuose che passino per il ragionamento o per la logica. Un altro consiglio che dà all'aspirante demagogo, il teorico di qui sopra, è quello di non ammettere mai la ragione nell'interlocutore opposto. Il leader, finora ho detto demagogo, ma chiamiamolo leader, il leader per avere successo deve essere sempre fermo nelle sue posizioni, far sì che tutto ciò che non è il dare ragione a lui significhi torto, senza sfumature. Se tu non sei d'accordo con me al 100%, allora sei contro di me. Ammettere anche in parte la ragione dell'interlocutore è un segno di debolezza. Dire: ok, ho capito quello che stai dicendo e in parte hai ragione, però non va bene. Il leader deve comportarsi come se tu fossi in torto marcio nel momento in cui non mi dai ragione al 100%. Huxley dice che appunto il leader deve avere certe caratteristiche per avere questo tipo di presa. La prima caratteristica, ahimè, è quella di essere un maschio. Gli stessi discorsi, ahimè, per una donna che avesse anche le stesse velleità e le stesse caratteristiche non valgono. Deve essere un uomo, possibilmente di bell'aspetto, ma nella storia direi che non sono stati tanti i casi di uomini di bell'aspetto tra i leader, non diciamolo troppo forte. Deve essere un uomo e deve anche avere un che di paterno. Deve essere percepito come una figura paterna, il padre della patria famoso, no? Per cui una figura di riferimento che anche se è affine a te si pone un gradino più alto e a cui riferirsi anche lì, non dal punto di vista intellettuale del tipo tu ne sai più di me e quindi sei in carica, ma riferirsi a lui a livello emotivo, cioè tu sei il mio padre spirituale e quindi se io ho bisogno mi rivolgo a te, un po' come nel sistema mafioso, no? E quindi appunto maschio, paterno, se si verificano queste condizioni, il superpotere del leader è quello che qualunque tipo di violenza verbale, ma neanche necessariamente verbale, non solo, o aggressione lui opporrà, sarà considerato sintomo di avere ragione. È per quello che deve essere un maschio, perché se una donna aggredisce, in genere proprio culturalmente ha torto, a prescindere, mentre un uomo che è figura paterna, nel momento che aggredisce ha una sorta di quid addirittura di ragione, vuol dire che non sta esitando, vuol dire che se sta aggredendo perché è acceso e ci crede veramente a quello che sta dicendo, più o meno è quello il discorso, per cui in realtà l'aggressività nel leader è positiva. Il figlio putativo del leader, che è parte della massa, fa una sorta di ragione, avete come dire, ma se è così arrabbiato vuol dire che è giusto essere arrabbiati, è giusto essere, anch'io sono arrabbiato, se lo è lui lo sono anch'io e ne ho ben donde. Infine, l'ultima cosa che il vecchio Adolf dice è che parlare alla folla, a una larga folla, è meglio che parlare a un gruppo di persone ristrette o addirittura a singolo. Huxley usa un'espressione molto bella per parlare di questo effetto collaterale della massa, la chiama avvelenamento da gregge. Già la parola di Huxley dà l'idea di una cosa negativa, però a me piace molto, no? Perché è un po' come se fosse veramente una forma di droga, sia in positivo sia in negativo. Per esempio, se l'Italia vince i mondiali e scendiamo tutti in piazza e festeggiamo, siamo felici, parliamo con la gente che non conosciamo, in qualche modo quella sorta di sostanza stupefacente agisce in noi perché ci sentiamo tutti fratelli improvvisamente, ci sentiamo tutti parte di una comunità omogenea. Questo effetto collaterale del sentirsi parte di una comunità
eterogenea, al punto da non avere più individualità, ma essere una grande individualità omogenea. Appunto, Huxley lo chiama avvelenamento da greggio ed è lo strumento che i dittatori del Novecento hanno utilizzato per imporsi. Infatti, molti dei fascismi vietavano cosa? Vietavano il raccogliersi in piccoli gruppi, le piccole associazioni, perché il piccolo gruppo comunque spesso è un gruppo di individui, mentre amavano parlare alle vaste masse. Durante questi grandi discorsi pubblici la gente si sentiva parte di un'individualità unica di cui il leader era capo. Le condizioni di stress, di malessere aumentano il potere dell'avvelenamento da gregge. Cioè, se si è un periodo storico di recessione, se si è un periodo storico di crisi economica, di mancanza di punti fermi e di punti di riferimento, sicurezza lavorativa, si è più soggetti al potere dell'avvelenamento da greggio per le stesse ragioni per cui è stato proprio provato scientificamente un essere vivente che è sottoposto a stress, tortura addirittura, è più plagiabile, è più condizionabile. Il mix tra sentirsi parte della massa e il momento critico che tutti si condivide, si sta vivendo, combinati insieme, portano a questo forte potere della figura del leader demagogo. Huxley dice che il leader demagogo ha un nemico naturale. Il nemico naturale è l'individuo, cioè se avesse davanti persone che anziché pensarsi come massa si pensano comunque come singoli individui, il suo potere, l'avvelenamento da gregge, non avrebbe effetto, tutti sarebbero refrattari al potere del politico, a questa sorta di potere magico. Perché più si è abituati a pensare individualmente, più si hanno in un certo senso gli anticorpi per questo veleno. È quello che dice Huxley. Infatti, nella sua distopia non esistevano quasi gli individui, addirittura gli schiavi erano tutti cloni. Gli individui alfa comunque venivano repressi nella loro individualità. Gli veniva insegnato che tutti erano di tutti, tutti servivano comunque un ideale più alto, tutti facevano le stesse cose, tutti vestivano la stessa maniera. L'importanza anche della divisa, cioè più veniamo uniformati, più la nostra parte individuale si spegne. È ovvio che è importante essere parte di una comunità, però diciamo che la differenza è che la persona abituata al pensiero individuale, anche in comunità, ha sempre un livello di veglia più alto. Per quello che poi il nemico tipico del demagogo sono gli intellettuali, perché non perché siano depositari di un sapere calato dal cielo e dato in dono divino o per qualsiasi altro motivo, ma per un motivo molto più banale e concreto, cioè che chi studia, per forza di cose, ha passato tante ore da solo, ha passato tante ore sui libri, ha passato tante ore solo col proprio cervello. Questo inevitabilmente allena il pensiero individuale, esattamente come fare ginnastica, fare pesi, aumenta i muscoli. Se passi tante ore a leggere e a studiare e in solitaria comunque a pensare, hai un po' il muscolo del pensiero individuale più allenato in un certo senso. Quindi l'intellettuale è per natura la persona che pensa individualmente, ma intellettuale non significa laureato, non significa necessariamente persona dell'elite, ma significa in senso lato chiunque ragioni con la propria testa e sappia esercitare uno spirito critico. Chi ha anche questo livello base di pensiero individuale è come se avesse subito un vaccino, un anticorpo, nel momento in cui è in mezzo alla folla, non crede comunque a certe lusinghe dei pifferai magici, non viene colto dall'incantesimo dell'avvelenamento da greggio perché mantiene una sorta di scetticismo. In più è portato a sapere che non esistono risposte semplici a domande complesse, è portato a vedere le sfumature tra il bianco e il nero, per cui tutte cose a cui il demagogo per cui il demagogo rifugge, no? Il demagogo ha bisogno di persone che non siano in grado
di elaborare in autonomia pensieri articolati. È per questo che poi nelle società dittatoriali si limita, si controlla così tanto la scuola, la stampa, l'apprendimento in solitaria, la diffusione dei libri e dei film, di ciò che si legge e si vede. È tutto finalizzato a reprimere il pensiero individuale. Nel momento in cui tu non hai pensiero individuale, ti mancano gli strumenti per mettere in discussione il regime. E quindi in realtà appunto è per quello che poi la scuola è così importante, perché la scuola dell'obbligo, quella che tocca a tutti, più è di qualità, più dà a tutta la popolazione le armi per non farsi plagiare, per non farsi indottrinare e soprattutto per mettere in discussione ogni cosa che gli viene detta a livello di logica e di complessità. E qui ci riagganciamo al romanzo di Huxley, anche se il romanzo di Huxley parla di una popolazione che è creata in vitro per essere così, Huxley ci sta dicendo, in ritorno al mondo nuovo, che esistono comunque delle strategie, anche di lungo periodo, per farsi di coltivare una popolazione assoggettata. Non hanno la finezza di poter ricorrere all'eugenetica, i politici, però possono formare sul lungo periodo una popolazione che, anche se in ambito democratico, comunque sarà portata a votare basandosi solo sugli aspetti emotivi e non di ragionamento, a votare solo in base al soddisfacimento a breve termine dei propri bisogni. È possibile anche nella società. Qui non si fa ricorso né all'ipnosi notturna né alla manipolazione biologica, comunque ipnotizzare la popolazione. E l'arma più grossa per ipnotizzare la popolazione è privarla del pensiero individuale. E questo è il motivo per cui il mondo nuovo di Huxley è così contemporaneo, nonostante tutto. È per questo che viene sempre più frequentemente citato. Huxley dice una cosa che mette un po' i brividini a leggerla, cioè dice: io scrivevo queste cose nel 32 e ancora non sapevo che poi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, avrebbe avuto una così larga diffusione la televisione e la radio, che sono degli strumenti di comunicazione di massa che rendono la possibilità di ipnotizzare la popolazione molto più semplice, la possibilità di distrarre la popolazione molto più accessibile. Ti vengono i brividini perché Huxley, mentre scrive, non ha la più pallida idea di dove andremo a finire dopo. E tu sei come quello che sa già come andrà a finire un film e legge le opinioni di qualcuno che non l'ha ancora visto, e tu dici: no, Axel, tu non hai idea di quello che stiamo vivendo. Io sono una grande sostenitrice dei new media, però appunto se la radio e la televisione sono degli strumenti molto ambivalenti e utilizzati dai demagoghi, possono essere molto pericolosi, fate conto di quanto possano essere sfruttati i social per distrarre la popolazione e per ipnotizzare la popolazione. Ancora una volta io sono concorde con Huxley che l'unico antidoto per sventare questo effetto collaterale, l'avvelenamento da gregge, non è ovviamente reprimere i social, perché poi si diventa come i regimi, ma è lo sviluppo del pensiero individuale, passare del tempo da soli, leggere, pensare, avere anche un minimo di firewall nel momento in cui ci si sente parte di una massa clamante, fermarsi un secondo e dire: sì, però vediamo un attimo se è così, mettiamo un attimo in discussione questa cosa. Quindi, insomma, queste sono un po' le riflessioni che mi sono sorte durante la lettura e del romanzo e del libro. Capisco perché se ne senta parlare sempre più spesso in dittico con 1984, perché appunto 1984 è un libro bellissimo, però diciamo che il regime descritto nel 1984 ha una scappatoia abbastanza evidente, ovvero che nessun regime totalitario può avere larga sopravvivenza nel momento in cui utilizza soltanto il dolore e la sopraffazione per imporsi, perché a un certo punto la massa, se è in maggioranza sofferente, in maggioranza oppressa, si ribella. Un po' effetto rivoluzione francese, mentre una distopia in cui si indottrina le persone a diventare
distrarsi, a non badare alle cose importanti, a pensare solo alla pancia piena, a sentirsi appagata delle piccole cose, è una distopia molto più pericolosa perché elimina il libero arbitrio. Cioè, lo elimina nel modo peggiore perché non è che te lo toglie, fa in modo che il tuo libero arbitrio abbia confini molto più stretti. Tu sei convinto di esercitarlo, ma in realtà fai ciò che il leader vuole che tu faccia, fai ciò che il regime che ti comanda desidera che tu faccia, per cui è ancora peggio, perché se tu sei convinto di utilizzare il libero arbitrio, anche quando non lo stai facendo, non ti ribellerai mai. È questo che rende il mondo nuovo così interessante per la nostra epoca e per certi versi ancora più avanti di Orwell. Niente, tu che stai guardando, fammi sapere se conoscevi il libro, se l'hai letto. Comunque avrai visto che in realtà l'argomento del libro è un argomento dibattuto anche a prescindere dalla conoscenza del testo in sé, che può essere soltanto uno spunto per l'argomento. Quindi io ti ringrazio di essere arrivato fin qua e mando un bacio a tutti e non fatevi avvelenare.